In questa lezione vogliamo vedere come affrontare un problema di dinamica seguendo tutti i passi necessari per acquisire una teoria di come si affrontano gli esercizi di questo tipo. Prendiamo spunto da un problema di un testo per il biennio, il Walker dell'edizione Lynx. In un supermercato spingi un carrello della spesa di 12,3 kg con una forza di 10,1 newton. Se il carrello parte da fermo, quale distanza percorre in 2 secondi e mezzo? Ora, come si affronta un problema di dinamica? Beh, il primo punto è sempre questo. Se non si tratta di dinamica delle rotazioni, in cui bisogna tener conto anche della struttura interna e dei moti possibili di rotazione, oltre a quello di traslazione, di solito conviene considerare l'oggetto che si muove come un punto materiale. Quindi la prima domanda che ci dobbiamo porre è: qual è l'oggetto del mio studio? Beh, l'oggetto del mio studio è evidentemente in questo caso il carrello. E il carrello per me diventa un punto materiale. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io considero questo carrello come un puntino al quale applico tutte le forze esterne agenti su di esso. Ecco, questo è il punto cruciale. Scoprire quali sono le forze esterne. Allora, in genere le forze esterne sono di due tipi. Sono o delle forze che agiscono per contatto, quindi sono forze che un corpo esercita su di un altro, oppure in genere sono forze che agiscono a distanza, come ad esempio la gravità o le forze elettriche. In questo caso vediamo quali sono le forze esterne applicate al carrello. Sicuramente il peso. Quindi abbiamo il peso applicato a questo carrello del supermercato, il peso che agisce verso il basso. Poi avremo sicuramente una forza di reazione del pavimento sul carrello, quella che potremmo chiamare una forza normale. Noi sappiamo già dagli studi dell'equilibrio che la forza normale è in genere uguale ed opposta al peso, ma per ora potremmo anche trascurare questo aspetto, anche se io ho cercato di disegnarlo uguale. Ed infine c'è una terza forza, che in questo caso è la forza che la persona esercita sul carrello, quindi quella che chiameremo la forza F. Dunque ci sono tre forze che agiscono. Due sono per contatto, la forza della persona sul carrello, e la forza di contatto del pavimento sul carrello, la reazione normale. L'altra è messa una forza a distanza, cioè la forza che la Terra esercita sul carrello. Bene, dopo aver passato questi primi due punti, quindi aver capito qual è il sistema che si deve studiare, secondo punto, aver applicato a questo sistema tutte le forze esterne, ci troviamo ora nella situazione di dover scegliere un sistema di riferimento. Questo sistema di riferimento viene scelto in questo modo. Si pone l'asse delle x nella stessa direzione in cui si muove il carrello. Questo sarebbe l'orientamento dell'asse delle x. E si pone l'asse delle y ovviamente in direzione perpendicolare. Quindi qui abbiamo l'asse delle y e l'asse delle x. Questa scelta è molto importante. Il fatto di scegliere l'asse delle x nella direzione del moto rende il tutto molto più semplice per questo motivo. Noi sappiamo che questa è una situazione in cui la somma delle forze applicate al carrello è diversa da zero, in quanto c'è un'accelerazione. Dunque dovremo applicare la seconda legge della dinamica. La somma, la risultante delle forze applicate deve essere uguale ad m per a. Ora, questa relazione vettoriale si traduce in due relazioni scalari. La prima dice che la somma delle componenti delle forze lungo l'asse x deve essere uguale a m a x. La seconda dice che la somma delle forze, delle componenti delle forze lungo l'asse y deve essere pari a m a y. Ora, attenzione a questo.
noi abbiamo due componenti dell'accelerazione, AX e AY, e questo rende un po' più complicato il problema. Ma che cosa possiamo fare? Facendo la scelta che abbiamo fatto, cioè di mettere l'asse delle X nel verso del moto, noi sappiamo che in senso Y non c'è movimento, cioè in senso Y il carrello è sempre fermo. Quindi in senso Y la sua velocità non cambia. Questo vuol dire che l'accelerazione lungo l'asse Y sarà zero e dunque resterà soltanto più da determinare l'accelerazione lungo l'asse delle X. Ecco perché di quella scelta opportuna. Dunque, tornando a noi. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, cancello un po' di pasticci. Allora, dobbiamo semplicemente andare a scomporre le forze in modo da conoscerne le componenti e cominciare a tradurre la prima relazione in una equazione. Allora, cosa potremmo scrivere? Potremmo scrivere che le forze sono 3FNP, ma l'unica che ha una componente lungo l'asse X è F, quindi la sommatoria delle componenti X è uguale soltanto a F, e dunque F sarà uguale a MAX. Invece, la sommatoria delle componenti Y vede il contributo di N, positivo, perché la componente di N lungo l'asse Y ha lo stesso verso dell'asse Y. Il contributo di P, negativo, perché P punta verso il basso mentre l'asse Y punta in alto, mentre non c'è alcuna componente di F lungo l'asse Y. E tutto questo deve essere uguale a 0 per il motivo che abbiamo detto prima. Dunque questa relazione, la seconda, ci dice una cosa che già avevamo intuito, ma che comunque viene fuori anche dai calcoli, che la forza normale, cioè la reazione vincolare, è uguale al peso. L'altra invece ci pone una relazione fra F, M ed A. A questo punto, avendo compreso il problema, si torna a leggere che cosa chiede il problema. E allora il problema nel nostro caso che cosa chiedeva? Chiedeva se il carrello parte da fermo, quale distanza percorre in 2,5 secondi, conoscendo sia la massa sia la forza. Quindi noi dalla forza e dalla massa possiamo trovare l'accelerazione e quindi possiamo alla fine andare a calcolare, siccome parte da fermo, quindi io so la massa. La forza. So che parte da fermo e quindi la domanda è quale distanza percorre, quale delta S percorre in 2,5 secondi, in un tempo di 2,5 secondi. Detto diversamente potremmo dire in quale posizione arriva, immaginando che sia iniziato lo studio all'istante 0 e che noi ci troviamo adesso all'istante 2,5 secondi. Ecco, questo è tutto ciò che noi dobbiamo trovare. Torniamo qui e possiamo allora dire che quello che ci veniva richiesto, quel che ci viene richiesto è l'accelerazione, che sarà data da F fratto M. E siccome la forza è 10,1 newton e la massa è 12,3 kg, ecco che l'accelerazione sarà 10,1 diviso 12,3, 0,821. Che cosa? Metri al secondo quadrato. Scusate il disordine. E allora quello che finora è stato un problema di dinamica adesso diventa un problema di cinematica. Nel senso che io adesso so che l'accelerazione è 0,821 metri al secondo quadrato. So che il carrello parte da fermo, so che passano 2,5 secondi, dunque qual è la posizione occupata dal carrello e dunque lo spostamento che ha fatto? Beh, mi appello a questo fatto, la forza F era costante. Dunque l'accelerazione che ho calcolato è ovviamente costante, dunque questo è un moto uniformemente accelerato. E allora vale la legge oraria S uguale S0 più V0T più 1/2 AT².
S0 è nullo, V0 e dunque V0T è nullo, resta soltanto il termine 1 mezzo AT quadro, quindi 1 mezzo per 0,821 metro al secondo quadro per 2,5 secondi al quadrato, 2,56 metri. Allora, riepilogando. Il primo passo è quello di isolare l'oggetto e quindi farlo diventare un punto materiale. Il secondo passo è quello di applicare a questo punto materiale le forze esterne, che abbiamo visto possono essere per contatto o con azione a distanza. Il terzo punto è la scelta di un sistema di riferimento opportuno, e vi ho dato anche un consiglio, asse X nella direzione del moto. Il quarto punto è la scrittura di F uguale MA, o meglio, risultante delle forze applicate uguale MA, in componenti. Una volta trovato il sistema, il quinto punto è la risoluzione del problema vero e proprio, cioè andare a cercare quali sono le incognite del problema e dunque vedere di risolverlo veramente.